Buongiorno, oggi siamo in compagnia del professor Stefano Aliberti, che è responsabile di pneumologia di Humanitas e docente di Humanitas University. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora, tra le malattie respiratorie croniche ci sono le bronchiectasie, che sono più comuni di quanto si pensi, anche se non l'abbiamo mai magari sentito nominare, e colpiscono all'incirca 400 persone ogni 100.000 adulti. Ecco, professore, che cosa sono queste patologie croniche? Sì, allora, siamo di fronte ad una patologia respiratoria cronica che è caratterizzata da una dilatazione abnorme e permanente di parte dell'albero bronchiale. I bronchi sono i tubi che portano l'aria all'interno delle spugne, che sono i nostri polmoni. Questi tubi hanno un diametro standard. Quando questo diametro aumenta e questi bronchi si svasano, si hanno delle bronchiectasie, cioè delle dilatazioni dei bronchi. Queste dilatazioni dei bronchi portano a una sindrome clinica che è caratterizzata da un accumulo di catarro, per cui i pazienti espellono più catarro quasi tutti i giorni, tossiscono e hanno frequenti episodi di bronchiti o di polmoniti. Quindi la chiave della patologia verte nella coesistenza di una sindrome clinica di produzione di catarro, tosse e frequenti infezioni e una dilatazione abnorme permanente di parte dell'albero bronchiale. Quindi i sintomi, per ripeterli, sono appunto questi o ci sono altri campanelli di allarme? Allora, questi sono comunemente i sintomi che colpiscono la maggior parte dei pazienti affetti da questa malattia. Tuttavia bisogna ricordare che ci sono molti altri campanelli d'allarme. Okay. E faccio riferimento per esempio alla presenza di sangue nello sputo, quella che noi in gergo chiamiamo emoftoe o emottisi. Facciamo riferimento anche a mancanza di fiato, a stanchezza, a sudorazioni notturne, febbricola. Tutte queste sono dei sintomi che noi definiamo essere accessori, perché come le dicevo prima i sintomi più importanti sono produzione quotidiana di catarro, tosse e frequenti infezioni, però troviamo spesso pazienti che insieme a questi tre sintomi o a uno di questi tre sintomi hanno anche gli altri che le ho appena riferito. Come avviene la diagnosi? Come si può fare la diagnosi? No, allora, innanzitutto la diagnosi passa attraverso l'attacco del torace ad alta risoluzione, che nel 2022 è lo standard per diagnosticare queste ectasie dei bronchi. I pazienti giungono alla nostra attenzione o perché all'attacco del torace, fatta per altri motivi, sono state identificate le bronchiectasie, e quindi poi noi indaghiamo l'aspetto clinico per capire se queste bronchiectasie sono clinicamente significative. Okay. O se no, sono pazienti che giungono alla nostra attenzione appunto perché hanno produzione di catarro quotidiana, tosse e frequenti episodi di polmonite, a cui noi richiediamo un attacco del torace ad alta risoluzione per fare o meno la diagnosi di questa malattia. E professore, quali sono le cause scatenanti di questa patologia? La malattia ha diverse cause che noi distinguiamo in cause congenite o cause acquisite. Ci sono delle patologie genetiche o patologie sistemiche che possono portare allo sviluppo di bronchiectasia a livello del polmone. Faccio riferimento soprattutto alla fibrosi cistica, alla discinesia ciliare primitiva, che è una patologia che colpisce le ciglia che rivestono i nostri bronchi, o al deficit, per esempio, di una proteina che è l'alfa 1 antitripsina. Cause molto comuni sono legate a immunodeficit, o primitivi o secondari, che portano all'instaurarsi di un circolo vizioso di infezioni ricorrenti e che poi portano ad un'alterazione anatomica del bronco che quindi si allarga. Ci sono poi una serie di altre associazioni, per esempio bronchiectasie associate con il Crohn o la colite ulcerosa, bronchiectasie associate con l'artrite reumatoide, con altre patologie del connettivo o autoimmuni, bronchiectasie nel contesto di altre patologie respiratorie croniche come asma o come bronchite cronica ostruttiva. Però un dato importante che bisogna sicuramente segnalare è che sfortunatamente oggi
seppur con tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, che mettiamo in atto, quasi il 40-50% dei pazienti hanno delle bronchiettasie che noi definiamo idiopatiche. Idiopatiche vuol dire che non siamo riusciti a identificare una causa. Comunque, nel workup diagnostico è importantissimo percorrere tutte le strade per poter identificarne una causa di questa malattia, perché alcune cause sono trattabili o comunque necessitano una gestione multidisciplinare o comunque una gestione in centri di riferimento. Quindi è un punto essenziale dopo la diagnosi identificare le possibili cause. Ha parlato di trattare, quindi trattamenti. Parliamo di cure. Quali sono le possibili cure a questa patologia? Se vi ho detto che le cause sono tante, è facilmente comprensibile che la manifestazione clinica e radiologica di malattia è molto eterogenea. Ok. E quindi anche la risposta ai diversi trattamenti è eterogenea. Tutto questo per dirvi che il nostro compito è nel saper identificare nel malato quelli che noi chiamiamo in gergo dei tratti trattabili di malattia. Mi spiego meglio. Il primo tratto trattabile è la produzione di muco. Quindi quello che noi vogliamo è che il paziente tenga il catarro fuori dal polmone. Più catarro manda fuori dal polmone, più riduciamo il rischio di infiammazione polmonare e di infezione cronica. Capite quindi che la fisioterapia respiratoria è il trattamento più importante di questa malattia. Ed ecco perché nel team multidisciplinare, oltre allo pneumologo, ha lo stesso peso il fisioterapista respiratorio, proprio perché il suo intervento è terapeutico. Riduce l'infiammazione e riduce l'infezione cronica. Dopodiché altri tratti trattabili riguardano, per esempio, la gestione dell'infezione. Quindi utilizziamo antibiotici per cercare di estirpare dei patogeni dalle bronchiettasie dei nostri malati, o per cercare di tenere sotto controllo un'infezione cronica, e in questo caso per esempio utilizziamo antibiotici per via nebulizzata, cioè via aerosol, per settimane, mesi o addirittura anni. Un terzo tipo di intervento che noi facciamo è un intervento antinfiammatorio che svolgiamo nella maggior parte dei casi con degli antibiotici specifici che appartengono a una classe dei macrolidi e che riducono l'infiammazione. Utilizziamo broncodilatatori nel caso di mancanza di fiato o di ostruzione, e poi il trattamento verte nella gestione delle complicanze, dove le complicanze nella maggior parte dei casi sono due. Uno, ve lo accennavo, è la presenza di sangue nello sputo, e il secondo sono le frequenti bronchiti e quindi la gestione corretta delle frequenti bronchiti. Quindi un approccio farmacologico e non farmacologico molto, molto diciamo, sfaccettato, che inevitabilmente prevede il coinvolgimento di diversi professionisti sanitari. Ecco, parla di diversi professionisti sanitari. Per questo approccio multidisciplinare, perché è così importante? È importante proprio perché, essendo cause differenti e manifestazioni differenti, ci possono essere, noi pneumologi abbiamo bisogno dell'aiuto di altri colleghi. Vi faccio non solo del fisioterapista di cui abbiamo già parlato, ma vi faccio altri esempi. Abbiamo bisogno del microbiologo, certo, perché l'identificazione di un battere, di un fungo o di un micobattere non tubercolare, per esempio, è fondamentale per poter dare un trattamento specifico. Quindi noi colloquiamo quotidianamente con i microbiologi proprio per riuscire a ottimizzare la nostra capacità di identificare questi patogeni. Un altro professionista è il radiologo, non solo nella diagnosi, ma soprattutto penso a delle valutazioni legate alla presenza di sangue nello sputo e quindi alla gestione, per esempio, attraverso delle embolizzazioni, cioè dei piccoli interventi che noi facciamo per bloccare il sanguinamento. Penso all'otorino-laringoiatra, perché la sinusite cronica è una comorbidità molto frequente dei nostri pazienti. Infine penso al gastroenterologo, non solo perché ci sono pazienti con bronchiettasie che hanno anche il Crohn, certo, o la colite ulcerosa, ma anche perché il reflusso gastroesofageo è una delle comorbidità più frequenti e che deve essere tenuta sotto controllo perché ha un impatto sui sintomi dei nostri malati. Quindi la capacità di saper costruire un programma bronchiettasie come quello che abbiamo in Humanitas è proprio quello nel riuscire a far collaborare diversi professionisti
che insieme si prendono in carico il paziente e cercano ognuno di loro di dare il proprio contributo per migliorare i segni e sintomi di malattia e la qualità di vita dei pazienti. Io, professore, la ringrazio di quello che ci ha raccontato. Ovviamente saluto lei e i nostri amici a casa. Grazie a voi.